Accomodarvi, prego. Buongiorno a tutti. Passiamo alla quarta sessione nello sviluppo della ricerca. Abbiamo i relatori, che è il professor Liberati, che è professore nel nostro Ateneo, quello che ci ospita, cioè l'Università di Modena Reggio Emilia, della Facoltà di Medicina, però è anche referente dell'Agenzia Sanitaria Regionale per la Ricerca. Tristi note, diciamo noi che siamo dall'altra parte, quando lo dobbiamo incontrare. C'è il dottor Cencetti, che ci parlerà invece responsabilità e funzione, che è il direttore generale del Policlinico di Modena, che ci parlerà sulla responsabilità e funzione delle aziende sanitarie nella promozione della ricerca nel settore delle professioni della salute. Le professioni sanitarie cosa c'entrano con la ricerca? C'entrano e c'entrano moltissimo, perché nel momento stesso che le professioni sanitarie sono entrate all'università, di tutto diritto ovviamente, e soprattutto nella facoltà di medicina e chirurgia, di conseguenza le varie figure professionali hanno attivamente partecipato a quelli che sono i compiti principali di questa istituzione. Quali? Didattica, ricerca, e per quelli che questi sono due compiti fondamentali dell'università, degli Atenei, ma per quel che ci riguarda anche assistenza. Quindi tre compiti molto ma molto importanti. Quando noi andiamo a discutere con i nostri colleghi spesso ci dicono: ma perché voi volete di più di noi? E noi naturalmente di voi ingegneri, economisti e quant'altro diciamo: perché noi facciamo tre cose, due le fate anche voi, siamo in comune con voi, la terza spetta soltanto a noi, che è in pratica quella dell'assistenza, che è un compito, come noi sappiamo, gravoso e importante. Abbiamo sentito ieri il professor Lenzi, che ci dice che i percorsi per entrare a far parte del mondo accademico diventano sempre più duri. L'abbiamo visto nelle figure del ricercatore, ci sono dei requisiti minimi nell'associato e nell'ordinario, e per poter partecipare a questi concorsi e vincere, entrare in questo mondo accademico, abbiamo visto, come dicevo prima, ci sono dei requisiti minimi che riguardano cosa? Didattica, ancora, assistenza, ma soprattutto ricerca. Sappiamo benissimo che i professori universitari sono pagati per fare didattica, fanno carriera facendo ricerca. Vediamo quindi questi tre parametri messi insieme e parliamo in questo momento di ricerca. Quale ricerca? Che tipo di ricerca? E con quali soldi si fa la ricerca? Perché la ricerca, per poter essere fatta, ha bisogno di fondi, molti fondi. In momenti grami come questi, noi che facciamo ricerca, e tutti voi che fate ricerca, sappiamo benissimo quanto sia difficile trovare i fondi per poterla fare. Ci rivolgiamo a chi? Alle fondazioni, allo Stato, all'Europa, e molto spesso, io lo so bene, questi ci rispondono: no, non ne abbiamo. Quindi vediamo quali risposte ci darà la Regione e quali risposte e quali aiuti ci daranno le nostre aziende sanitarie. Cominciamo quindi con il professor Liberati. Grazie al professor De Paul, sono molto onorato del fatto che abbiate preferito questa relazione al caffè, quindi credo che questo è un impegno ulteriore per essere sintetici ma anche propositivi. Allora, credo che lo spunto di questa relazione sia molto opportunamente, gli organizzatori hanno scelto il tema della ricerca come momento di integrazione tra la formazione e la produzione di nuove conoscenze, e anche per chi riflette in generale sul tema della ricerca in Italia, questa è una buona occasione per parlare di una parte della ricerca che nel nostro Paese ha uno statuto un po' modesto, quella che in generale viene chiamata la ricerca sanitaria o l'Health Services Research o l'Health System Research, come si definisce all'estero, e quindi credo che sia appunto opportuno, utile dare alcune definizioni e capire quali sono le possibilità di sviluppo. Da questo punto di vista
Io affronterò i temi che vedete elencati in queste diapositive ovviamente in maniera molto veloce, dato il tempo, ma con l'obiettivo di dare degli stimoli poi per la discussione. Allora, ricerca è soprattutto un'attività che si giustifica da un punto di vista etico, prima ancora che scientifico, se è utile a ridurre le incertezze, cioè a ridurre tutto quello che non conosciamo per fornire la migliore assistenza ai pazienti, per prevenire le malattie nel modo più efficace, per minimizzarne gli aspetti, i danni quando è possibile. Ma come si decide dove fare ricerca e come? Ci sarebbe un modo molto semplice, che è talmente semplice che viene in genere ignorato, e cioè fare una mappatura. Oggi il termine di mappatura è un termine molto in voga, si va dalla mappatura del codice genetico fino alla mappatura di qualunque processo organizzativo, e quindi le scarse risorse a cui faceva riferimento il professor De Paul dovrebbero essere attribuite con cura e con cautela. Questo è un esempio, uno dei tanti esempi di come si potrebbe mappare il grado di incertezza sull'efficacia degli interventi, che è tratto da una recente edizione italiana, il volume Clinical Evidence, che penso sia conosciuto anche in Italia perché è stato appunto tradotto per diversi anni dal Ministero della Salute e utilizzato anche in un programma di educazione medica a distanza che ha avuto per esempio nella professione infermieristica il più alto numero di utenti, un programma che si chiamava ECCE, che adesso purtroppo è stato interrotto dall'Agenzia Sanitaria del Farmaco come finanziamento, ma che ha avuto circa 150.000 iscritti, è il più grande programma di educazione medica a distanza a livello internazionale. Bene, da questo punto di vista quello che vedete in questa diapositiva, anche se i colori non si vedono molto bene, la fetta più grossa, pari a quasi la metà, al 45%, sono interventi che si possono ragionevolmente definire di efficacia sconosciuta, cioè che sono nella pratica clinica, vengono utilizzati, ma non hanno una chiara dimostrazione di profilo beneficio-rischio. E l'altra cosa su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è la quota del 15%, quella in blu, in celeste chiaro, classificata come interventi probabilmente non utili, e quella rosa, interventi verosimilmente inefficaci o dannosi. Insieme questi fanno circa un quinto di questa mappatura. Questa semplice diapositiva darebbe due indicazioni molto chiare. Le aree su cui si devono concentrare gli interventi di miglioramento della qualità, riduzione progressiva degli interventi non utili o dannosi, aree dove si dovrebbe concentrare l'attività di ricerca, quella cioè dove l'incertezza è ancora molto alta e in realtà non succede così. Il processo di prioritarizzazione della ricerca è un processo che non ha, ma questo non solo in Italia, ma particolarmente in Italia, un suo percorso esplicito, e quindi spesso si continuano a studiare su aree dove già ci sono sufficienti conoscenze e si continua a mantenere diciamo l'ignoranza su aree orfane. Quello che sappiamo anche, che abbiamo acquisito come conoscenza in questi ultimi anni, è che anche laddove si fa ricerca, spesso poi il passaggio dalla ricerca alla pratica clinica non è così lineare come dovrebbe essere. Questo è uno dei tanti articoli che negli ultimi anni si è occupato, e continuo a usarlo nella diapositiva perché ha un titolo che ricorda un film che è stato abbastanza famoso e quindi diciamo unisce anche una serie. Ma sostanzialmente quello che questo articolo diceva, come vedete dove è indicato dalla freccia, dice: nonostante i grandi successi nell'estendere la nostra capacità di aumentare la quantità e qualità della vita, grazie, questo era un articolo un po' enfatico sulla ricerca dell'NIH americano, molta di questa ricerca non viene ancora applicata. E citava il dato che proporzioni molto inferiori a quelle che sarebbero attese di pazienti ricevono cure efficaci. Tant'è vero che oggi si parla e si dice che bisognerebbe agire su questi blocchi
che diciamo dovrebbero essere eliminati per portare il beneficio di tutto quello che viene prodotto dalle fasi molto precoci della ricerca di base preclinica a quella al letto del malato, e si parla addirittura di due tipi di ricerca, uno che è quella che dovrebbe portare a trasferire i risultati ai pazienti, quindi attraverso lo sviluppo per esempio di linee guida, di revisioni sistematiche, tutto il bagaglio che è l'evidence-based medicine, l'evidence-based nursing, l'evidence-based health care, tutte queste tecnologie che si sono sviluppate dovrebbe fare, ma soprattutto anche puntare a quella che viene chiamata la ricerca di implementazione, cioè quella che dovrebbe portare, oltre che sul singolo malato, puntare all'applicazione all'interno dei servizi dei risultati della ricerca. Qual è però lo stato dell'arte della ricerca in sanità, o meglio, se volete, che cosa passa il convento? Il convento passa un quadro in cui ciò che è innovazione, qui io l'ho messo un po' tra virgolette, perché non tutto quello che viene dichiarato innovativo è poi così innovativo, ma entrano nella pratica clinica, come avete visto, da quella torta, spesso senza che se ne conosca la reale efficacia, e alcune che sono ormai dichiaratamente inefficaci continuano a rimanere nell'uso. La ricerca, come la concepiamo generalmente, che è una ricerca molto dominata dal paradigma medico all'interno delle professioni sanitarie, è una ricerca molto atomizzata, puntuale, su interventi e prestazioni e molto poco sui processi. Abbiamo un mix di aree che sono iperstudiate, aree che continuano e sono orfane, proprio per la ragione che dicevamo prima. Allora, qui si pone il problema, e vengo un po' al punto centrale della mia relazione, perché il servizio sanitario pubblico, qui il compito della mia relazione è parlare delle regioni, ma il punto di vista evidentemente è quello del sistema sanitario nel suo complesso, deve promuovere e partecipare alla ricerca. Perché innanzitutto fa parte della missione del sistema sanitario quella di rendere disponibile tutto ciò che è efficace nei tempi più rapidi possibile, perché intervenendo su un settore che è strutturalmente sbilanciato, pensiamo al fatto che la maggior parte della ricerca in campo medico si fa in area farmacologica e che la maggior parte di questa ricerca farmacologica è sostenuta dall'industria farmaceutica. Bene che lo sia, peccato che questo sbilancia strutturalmente il tipo di ricerca che si fa. È solo una ricerca indipendente con finalità non immediatamente commerciali può ribilanciare questo. Perché il Servizio Sanitario Nazionale, qui il dottor Cencetti certamente entrerà su questo, non può più continuare a essere quello che alcuni chiamano l'acquirente disinformato, cioè colui che deve garantire prestazioni di cui non si conoscono fino in fondo il profilo beneficio-rischio, e infine perché questo riguarda soprattutto la Regione Emilia-Romagna, che lo ha tra le prime sancito nella propria legge regionale, perché la ricerca è una funzione strutturale al pari dell'assistenza e della formazione in collaborazione con l'università dentro il sistema sanitario regionale. Quale ricerca deve produrre il sistema sanitario? È una ricerca, abbiamo detto, che deve essere soprattutto basata sulla fase tardiva dell'applicazione, sui contesti assistenziali per capire come le nuove tecnologie possono essere ospitate nel modo migliore, aiutare a ridefinire gli assetti organizzativi in funzione dei bisogni assistenziali e cercare il più possibile di distinguere dalla vera, la cosiddetta vera, dalla falsa innovazione. Non ultimo, e qui poi ci tornerò, il tema di, attraverso questa attività, sviluppare network di competenze professionali come elemento di formazione continua. Quale allora è la ricerca per le professioni sanitarie in generale? I principi, abbiamo detto, sono quelli di vivere la ricerca come parte integrante del sistema, una ricerca orientata ai bisogni conoscitivi e il fatto che la partecipazione attiva a programmi di ricerca deve riguardare tutti gli operatori. Tutto questo è molto bello, ma la domanda è come? Chi ci mette i fondi, chi ci mette le risorse, chi ci mette soprattutto un impegno sistematico. Da questo punto di vista noi scontiamo, lo dicevo in apertura, il fatto che
questo tipo di ricerca, che viene generalmente definita come ricerca sanitaria, non ha uno statuto pienamente riconosciuto. Nella mia, diciamo così, doppia veste di docente universitario e di praticante dei principi della ricerca sanitaria, so bene quanto dentro l'università sia necessario che si sviluppi la consapevolezza dell'importanza anche di questo tipo di ricerca, oltre che della ricerca biomedica più tradizionale, che è già più patrimonio della ricerca universitaria. Noi non sappiamo oggi quanta ricerca sanitaria si fa in Italia, non esiste un censimento affidabile e, ahimè, anche il programma, che si chiama proprio Programma di Ricerca Sanitaria del Ministero della Salute, in realtà non è un buon indicatore, perché anche in conseguenza della scarsità di fondi, quello è un programma dove va dentro un po' di tutto, anzi, c'è una forte prevalenza della ricerca di tipo biomedico rispetto a quella di tipo sanitario, per cui non possiamo nemmeno usare quello per avere un'idea. Cosa si è fatto e cosa si sta cercando di fare in Regione Emilia-Romagna? Questi sono gli obiettivi stabiliti dal piano sociale sanitario regionale in corso. In realtà l'attività e l'attenzione allo sviluppo della ricerca è già patrimonio di attività e di supporto dal livello regionale già da alcuni anni. Questo è un risultato per darvi un'idea di un primo censimento che è stato fatto per gli anni 2002-2004 nelle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, per capire quanta e quale tipo di ricerca si fa. È stato un censimento che adesso ha portato a un meccanismo che partirà entro la fine di quest'anno, chiamato Anagrafe della Ricerca, cioè che sarà un modo per portare allo scoperto tutta l'attività che si fa. Qui è stato un lavoro molto di andare ad aprire gli armadi, sollevare i tappeti, spostare le sedie, per scoprire tutto quello che si faceva al di fuori di quello che è solo, diciamo, ufficialmente la punta dell'iceberg. E ha rivelato un quadro piuttosto ricco, anche se molto disomogeneo e variegato, in cui, per esempio, vedete, ci sono dei filoni come la ricerca sui modelli organizzativi ed assistenziali. Qui i dati sono riportati in percentuale, tenete presente che il denominatore è di circa 2.000 progetti censiti nei 3 anni, quindi circa un 15% di questi erano ricerche sui modelli organizzativi, un 17% una ricerca sul miglioramento della qualità e dell'appropriatezza. Quindi c'è sicuramente, e questi sono i tipici settori della ricerca dove è possibile e necessario sviluppare delle competenze interdisciplinari e interprofessionali. Molto velocemente la Regione Emilia-Romagna sostiene programmi di ricerca di diversa tipologia. Quello forse più antico va sotto il nome di Fondo per la Modernizzazione, che è in parte a sostegno di veri e propri progetti di ricerca, in parte a sostegno di innovazioni e dell'introduzione di innovazioni organizzative. Questa è la definizione di che cosa sono i progetti di modernizzazione. Sotto vedete il numero totale di progetti finanziati negli ultimi 3 anni. È una tipologia di progetti che va molto riqualificata e migliorata in termini di qualità, ma è sicuramente un'area, proprio per la tipologia e l'attenzione ai percorsi e ai processi, che va valorizzata come momento di incontro. C'è stato poi un secondo filone partito nel 2005 che si chiama Programma Ricerca e Innovazione, che è stato un programma un po' particolare, non iniziato dai ricercatori, ma iniziato dalle aziende e dai servizi su alcuni temi. E quello che volevo farvi vedere, alcuni dei progetti, quelli che sono indicati in rosso, che sono tipicamente progetti nei quali c'è stata una forte interazione tra la componente medica e la componente delle altre professioni sanitarie. Questi sono progetti che tra l'altro sono stati sostenuti con un fondo misto costituito da risorse della regione per la maggior parte e da cofinanziamenti di aziende farmaceutiche e biomedicali che contribuivano al fondo senza
intervenire sulla destinazione e l'uso dei fondi di ricerca, ed è un filone che continuerà a essere sviluppato nei prossimi anni. Poi c'è un po' il fiore all'occhiello di quello che si fa tra l'università e la regione in Emilia-Romagna, che è un'iniziativa piuttosto unica sul panorama nazionale, che va sotto il nome di Programma Regione Università, che vede coinvolte principalmente le 4 aziende ospedaliere universitarie della regione, con lo sforzo di coinvolgere anche le altre regioni del sistema, ha un finanziamento di 10 milioni di euro l'anno, sta per concludere il primo ciclo di attività e si è concentrato su 3 aree. La prima è quella che assomiglia di più alla cosiddetta ricerca biomedica, non comprende la ricerca di base, ma comprende la ricerca preclinica e di immediata applicazione clinica. La seconda è quella che abbiamo chiamato ricerca per il governo clinico, dove stanno dentro sperimentazioni gestionali, health technology assessment, progetti di miglioramento della qualità e appropriatezza. E poi c'è la terza area, che in questo primo triennio di attività ha avuto una quota più piccola di finanziamento, aveva a disposizione circa 500.000 euro l'anno, che comunque per questo tipo di area non sono pochissimi, e che ha finanziato soprattutto progetti di master orientati alle diverse figure professionali. Finora ne abbiamo finanziati 9, che hanno coperto master sui temi della ricerca clinica, della ricerca organizzativa, della ricerca infermieristica e più recentemente anche master per aiutare a capire come organizzare la funzione di ricerca dentro le aziende sanitarie, che è poi il cappello che dovrebbe star dentro a tutta questa attività. E non c'è dubbio che il comitato di indirizzo, che comprende i rettori e i presidi delle università, i direttori generali delle 4 aziende sanitarie, oltre che l'Agenzia Sanitaria Regionale, adesso dovrà rivalutare l'esperienza di questo primo triennio e, se posso fare un'affermazione di carattere tutto personale, certamente quest'area 3, questa funzionale allo sviluppo di network di ricerca e di formazione, non lo dico perché siamo in un convegno che si occupa di questo, ma credo che vada non solo sviluppata quantitativamente, ma anche molto pensata come leva per lo sviluppo di questo tipo di ricerca. Da ultimo cito una iniziativa più recente dell'Agenzia Sanitaria Regionale in collaborazione con tutte le aziende del sistema, che si chiama Osservatorio Regionale per l'Innovazione, che ha sia una funzione, diciamo, di previsione sulle più importanti innovazioni, quella che viene chiamata la funzione di scanning dell'orizzonte, Horizon Scanning, per dirla con un termine nobile, per prevedere il più possibile in anticipo quello che arriverà come innovazione del sistema e attrezzarsi, ma prevede anche non solo l'innovazione intesa come la nuova apparecchiatura, la scoperta, ma intende anche l'innovazione clinico-organizzativa, che è quel tipo di innovazione che vuol dire come si cambiano, come si adeguano gli assetti organizzativi dell'azienda per ottimizzare le conoscenze disponibili. Proprio in questi giorni sta cominciando questa serie di incontri e seminari che comprendono rappresentanti di tutte le aziende sanitarie della regione per creare un primo catalogo di queste innovazioni clinico-organizzative e costruire intorno a questo programmi di ricerca che siano di efficacia, valutativi a seconda del bisogno. Nel paradigma che ha guidato un po' l'attenzione svolta qui in Emilia-Romagna, che ci debba essere una relazione molto forte tra ricerca e innovazione, cosa che solitamente non avviene, perché noi abbiamo situazioni in cui si fa ricerca ma senza una chiara finalizzazione e quindi si producono dei risultati che non si sa che cosa applicare. Parte di quel lost in translation che vedevamo prima dipende esattamente da questo, dal fatto che ci sono molte conoscenze in attesa di problemi per cui debbano venire applicati. C'è evidentemente un'altra situazione non auspicabile in cui si introduce un'innovazione senza costruirci nessuna ricerca intorno. E anche questa è una situazione che non aiuta la maturazione delle conoscenze. C'è poi la situazione peggiore di tutte, in cui non si fa né ricerca né innovazione, ma quella facciamo finta di non averla neanche sentita, e diciamo quella virtuosa, che è quella
in cui cerca di muoversi almeno il sistema sanitario di questa regione, che è quello di coniugare il più possibile l'attenzione all'innovazione con programmi di ricerca. Ovviamente esempi di quesiti e di efficacia di appropriatezza io non ho potuto in questa relazione andare in profondità, ma bastava già dare un'occhiata ad alcuni dei poster che io ho visto velocemente, passando la letteratura in campo, soprattutto di evidence-based nursing, ma non solo, è molto ricca in questi anni di esempi di come, anche a partire da specifiche procedure che magari ai ricercatori con la R maiuscola fanno storcere un po' il naso perché sembrano problemi troppo piccoli, però investono fette importanti dei determinanti della qualità dell'assistenza. E sono progetti che sono alla portata di tutte le strutture, basta avere entusiasmo, il supporto metodologico necessario e ovviamente anche il supporto di ricerca. Per cui, concludendo, ho finito, credo che riflettendo sul ruolo che, ripeto, io qui parlando di regioni ho inteso il sistema sanitario regionale, devo dire che mi scuso se io ho parlato soprattutto del Emilia Romagna, ma essendo a Reggio Emilia era più che doveroso, devo anche dire però con molta chiarezza che a livello nazionale non c'è assolutamente, come in tante cose, un quadro omogeneo. Ci sono alcune altre regioni che si stanno muovendo in questa direzione, magari con un'agenda meno strutturata di quella che vi ho fatto vedere, e altre regioni che vivono ancora proprio questo modello culturale in cui fare ricerca vuol dire fare ricerca solo nei centri di eccellenza, fare ricerca specialistica, il resto non è ricerca. Quindi c'è un problema che, secondo me, quanto più lo sviluppo della formazione nelle professioni sanitarie andrà avanti, sarà un modello molto interessante per scardinare un po' questa prevalenza del modello biomedico che affligge ancora molto la ricerca. E l'ultimo punto è qui vedere la ricerca nelle sue due potenziali ricadute, che sono quella di strumento per la formazione. Uno dei poster che ho visto lì fuori parla proprio dell'utilizzo, dell'introduzione della ricerca come momento per la tesi di conclusione del triennio dei diversi programmi, che è sicuramente un elemento di valorizzazione di un'attività, quella della tesi, che viene spesso ridotta in tutti gli ambiti, medicina, facoltà di medicina compresa, ha una grande opportunità persa, e infine quello di favorire, di essere il collante per la creazione di network professionali. Credo che poi il professor Cencetti, adesso con il focus sull'attività dell'azienda, amplierà ulteriormente questi aspetti per vedere proprio la sinergia che ci può essere tra un'ottica di una grande azienda sanitaria e quella di un programma di cornice come quello regionale che ho cercato di presentarvi. Grazie. Ringraziamo il professor Liberati e le domande eventualmente preferiamo farle dopo che il dottor Cencetti avrà concluso la sua relazione, che va di conseguenza con la prima. Chiaramente abbiamo sentito, siamo stati contenti di sentire che sono stati stanziati molti fondi per la ricerca e per quei percorsi di ricerca che calzano, diciamo, a pennello sulle professioni sanitarie. Migliorare i percorsi clinici, ottimizzare le risorse, metodologie per migliorare la formazione, esiti e risposte dei diversi farmaci, credo che siano argomenti che possono essere molto ben sviluppati da tutti noi proprio nei nostri ambiti. Quindi siamo molto contenti di sentire che, almeno nel caso della nostra regione, ci sono stati, e spero che ci siano anche in futuro, altrettanti.